Buonasera, Italia in France, un'associazione non profit di Firenze. Io sono l'ambasciatore del sapere e sapore di Puglia, Antonio Pistillo, e siamo in compagnia con il presidente Tarantini, che ci descrive un po' la sua azione di presidente dell'Alta Murgia. Pertanto oggi ha partecipato a questo bellissimo evento, ha avuto un successore, e quindi ci descrive un po' le sue azioni. Ho sentito parlare di alcuni accorgimenti che farete, vorrei che le applicasse in questa fase. Prego. Sì, buonasera, grazie dell'invito. Io sono stato nominato presidente un mese e mezzo fa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, un parco che si estende per 68.000 ettari, che abbraccia 13 comuni, 2 province, che quest'anno compie 15 anni. Tra le nostre priorità ci siamo dati quella della lotta all'abbandono dei rifiuti, perché purtroppo in questi 13 comuni, dove soprattutto si è avviato il porta a porta, che è un sistema innovativo per raggiungere le alte percentuali di raccolta differenziata, purtroppo regna l'inciviltà di quei cittadini che hanno abbandonato i rifiuti in campagna. Quindi questo è un danno per la biodiversità, ma anche per la salute dei cittadini, perché molto spesso si passa dall'abbandono alla combustione dei rifiuti. E quindi noi intendiamo perseguire due strade: quella della prevenzione, quindi una grande campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, rivolta alle scuole, per fare capire che il rifiuto non è un problema ma una risorsa, un'app che permetterà ai cittadini di segnalare l'abbandono dei rifiuti e denunciarlo con delle foto georeferenziate direttamente al parco e al comune di appartenenza. Ma non basta solo la prevenzione, serve anche la repressione. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere i comandi delle polizie locali, dando loro anche degli strumenti, quanto delle fototrappole, per anche agire sulla parte repressiva e quindi sanzionare pesantemente queste persone civili che abbandonano i rifiuti, deturpando le bellezze del nostro parco, che puntualmente questi abbandoni di rifiuti vengono segnalati dai turisti che vengono a visitare il nostro parco, che fortunatamente aumentano, sono aumentati quest'anno del 5% le visite riviste anche. Certo. Quest'anno 5% in più di turisti nel parco e il 7% di più di visite al Castel del Monte. Certo. Non solo l'abbandono dei rifiuti proprio volutamente, ma poi c'è chi approfitta di fare picnic e lascia veramente piatti di plastica, tutta una serie di cose, e non toglie. Adesso poi si provvederà ovviamente a mettere delle pattumiere per evitare, perché dice non c'erano pattumiere. Vabbè, le mettiamo pure, io penso che è una delle obiettive. Noi stiamo mettendo anche dei cassonetti, i cassonetti ci sono, però purtroppo c'è un abbandono volontario dei rifiuti. Stiamo anche agendo sul fronte della plastica, e quindi stiamo ponendo in essere un'iniziativa che si chiama Parchi Rifiuti Free, ma anche Parchi Plastic Free, e quindi stiamo facendo delle convenzioni per poter dare ai comuni in cui si svolgono sagre importanti, in questo periodo c'è la sagra del fungo carboncello, tutto il materiale in Mater B o in Pla, tutto riciclabile, anche perché per mettere al bando e combattere le scompigliose getta che molto spesso purtroppo li troviamo abbandonati nelle periferie delle nostre città. Lei è molto giovane, ho visto che ha delle idee innovative, per cui le auguro buon lavoro da parte di Italian France, la saluto. Grazie, buon lavoro a voi.